Moderna. Muoio la mia fotocamera nel momento peggiore possibile. Dopo. Io ho una tecnica per e durare 18 giorni. Libertà! Assatanatamente in fiamme. Scusi, lei è nell'inquadratura. È arrivato Jimmy con i rifornimenti. Siamo al 16 di aprile, quindi si spera questa sarà la nostra ultima spesa. Allora, come al solito... Oh, ma dove cazzo vai? Ecco, ora devi rincorrerla. Libertà! Luna ha scoperto il mondo esterno in questa quarantena e adesso sta davvero sfruttando ogni occasione per sfuggire. Luna, non ci si può allontanare! Luna, sei in quarantena! Oh, Luna, scusa. Luna, non si può uscire di casa. Ecco. Siamo ancora dietro al gatto adesso. Anche Luna è stufa di questa quarantena, non ne può più. Ma poi il pollo, che programma lo spieghi? Ora è vero che in giro c'è di molte galline, ma sei in grado poi di cucinartele? La buona erba! Vai Luna, vai! Sì, ma... Una fuggitiva! In casa! Sei tutta sporca ora! Olè. Quindi ora, dopo aver sventato la violazione del decreto, faccio vedere cosa abbiamo preso, essenzialmente sempre la stessa roba. Quindi abbiamo tutta questa parte, sedia, scatola e questa scatola e anche qui, con frutta e verdura fresca. Qui in fondo ci sono degli albumi e poi qui sul tavolo tutta la parte del fresco, che è essenzialmente carne, pesce e latticini e uova. Quindi qua dietro ci sono le ricottine, il formaggio, le mozzarelle, le uova, una piccola armata di soia sun, dello yogurt greco, del latte, poi della carne sia rosticciana che agnello per la quando si fa la griglia, il re salomone, due pacchi. Abbiamo tendenzialmente pensato a 5 cene e praticamente raddoppiato, quindi per le prossime 2 settimane 2 cene saranno a base di salmone, 2 cene con del macinato, del pollo, le orate, questa è una entrecotte per tagliata. E poi, siccome la roba che finisce per prima è la verdura fresca, per riuscire ad arrivare e durare 18 giorni senza fare la spesa, abbiamo preso della verdura surgelata, ci sono anche altri fagiolini, eccetera. Questo abbiamo preso anche le fragole, che io vi consiglio, cioè quello che facciamo noi, è di tirarle fuori dalla plastica perché fanno condensa e vanno male, e metterle in scatole di cartone che assorbono l'umidità. E basta, tendenzialmente questa è la spesa, poi c'è tanta dispensa as usual, ma ce la faremo. Ce la faremo! Ovvio! Sopravviveremo! Certo! E ovviamente praticamente andiamo a congelare tutto, quindi tutta questa carne e pesce andrà congelata e tirata fuori volta per volta.
Buongiorno e buona domenica. Questa mattina abbiamo iniziato facendo dei lavori in giardino. Guardate qua. Non ho la più pallida idea di quello che stiamo facendo, ma io sto assecondando Jimmy, che continua i suoi lavori, mentre abbiamo portato fuori Luna, che stava piangendo amabilmente perché l'avevano lasciata da sola in casa. Vero, amore? Sì. Sì, ti sentivi sola. Vero, ma glielo stai imponendo di dire sì. Di, parla. Parla, Luna, parla. Dici quello che pensi. Non sono bene in casa. Insegnami la tua lingua, sono in quarantena, posso impararla. Miau. Miau, miau. Miau. Vabbè. Adesso Jimmy continua con le sue mansioni da contadino, mentre io e Luna andiamo di là a fare un po' di verticali. Ah, Luna, quel mio bravo. Luna. Mi ha preso per un palo. Andiamo di là, Luna. Eh? Sempre d'aiuto. Sono stato d'aiuto. Allora, dovete sapere che io ho una tecnica per non essere più coinvolta, possiamo dire, nelle cose che non desidero fare. Ad esempio su Instagram vi ho raccontato la mia tecnica per non fare più le lavatrici, che purtroppo ho dovuto sacrificare un paio di maglioni, che è appunto quello di sbagliare il lavaggio del maglione. Così che Jimmy poi dice, vabbè sì, so che tu non lo sai fare, quindi lo faccio io. Lo stesso l'ho già fatto per cucito, stiro, ho rovinato un paio di camicie purtroppo. Cioè non è che lo faccio apposta ragazzi, però succede, e quindi poi perdo qualunque fiducia da parte di Jimmy, che decide di farlo lui. E lo stesso oggi è valso per il giardinaggio. Ho rotto un ramo di una pianta e quindi mi ha detto, vai Silvia, non fare più nulla, vai via. Io, ok, scusami. Quindi ora Luna, scusami, ti leggo un secondo qua. Ok, stai giù, guarda qui, comoda, giù, ci stai che è un pascià. Ma che bella vita che fa la mia gattina. E poi vi faccio vedere i miei progressi per la verticale, che secondo me, raga, ho fatto dei miglioramenti. Oggi l'ho tenuta 3 secondi, però rispetto alle altre volte la sento molto di più. Magari da fuori sembra che non si è cambiato nulla, però la sento veramente diversa, la sento tantissimo qua nelle spalle, mentre prima no, perché sto guardando un sacco di tutorial su YouTube, in particolare quello di questa ginnasta che ha fatto proprio una serie qui su YouTube di video dove insegna le basi della verticale. E ho imparato tantissimo, anche soltanto ascoltandolo, magari vi lascio il nome. E potete seguire anche lei, perché avete chiesto a me dei consigli, però finché io non diventerò un'esperta nelle verticali non mi sento in grado di darvi dei consigli, non la so fare, quindi non potete chiedere a me dei consigli sulla verticale, vero? Tu consiglieresti una cosa che non sai fare, che non fai? Ad esempio Luna è un'esperta di pollo. Scusi, lei è nell'inquadratura. Luna, scusi, ma... Poi non so se l'avete mai notato, ma questo è un pavimento super inclinato, quindi non è proprio l'ideale. Però dai. Chissà. Ah. Che fatica, è tipo mezz'ora, 40 minuti che sto facendo queste cose e ho le spalle veramente assatanatamente in fiamme. Yeah. Yeah.
birra è pronto. Vedi che uno è enorme rispetto all'altro. Enorme mio. Pezzettino, prendi questo piccolo tu. Già partiamo malissimo. Luna, scusa, grazie. Quindi cena con The King, che adesso un po' smezziamo perché questa fetta è molto più grande di quella. Riso e verdura scelta, tra la ta, broccolo. Abbiamo convertito anche Luna al salmone. Brava amore, mangia il re, brava. Competita, eh. È da un po' di giorni che mi è venuta voglia di farmi qualcosa di simile all'avocado toast. Praticamente si tratta di una fetta di pane con sopra l'avocado tutto triturato e poi l'uovo, comunque qualcosa sopra, insomma una fetta di pane gourmet. Ma io non ho il pane, avevo pensato di farlo con le gallette, solo che non è che proprio mi ispiri tantissimo e in secondo luogo non ho grandi scorte di gallette, quindi me le voglio tenere ben care. E quindi ho pensato, ma come potrei farlo? Solitamente quando sono a casa mi preparo il mio pane, faccio il quinoa bread, fatto semplicemente con quinoa, semi di chia, bicarbonato, tutto frullato e cotto in forno. Ci ho pensato e ho detto, io qui ho la quinoa, ho i semi di chia, ho il bicarbonato, non ho il forno. Però ho il mio padellino dei pancake, questo. E quindi ho detto, senti, io ci provo. Quindi ho ridotto di un terzo le dosi del quinoa bread che faccio solitamente, quindi ho messo in ammollo 100 grammi di quinoa. Importante l'ammollo perché durante l'ammollo la quinoa rilascia la saponina, che è quella che dà il gusto molto amaro alla quinoa. Durante l'ammollo poi la quinoa si gonfia e poi basta semplicemente sciacquarla. Poi in un bicchiere ho messo 20 grammi di semi di chia immersi in acqua perché a contatto con i liquidi i semi di chia fanno gelatina. Adesso no, mi cado, ho paura che mi cada. E infatti con i semi di chia immerso ad esempio nel latte potete fare dei chia pudding eccetera. E quindi adesso provo a vedere che cosa viene. Quindi, dopo aver scolato la quinoa, la verso. Adesso metto la mia gelatina di semi di chia. Questa gelatina è utilizzata anche in tantissime ricette vegane come sostituto dell'uovo in quanto fa da collante. Adesso metto un po' di spezie, ok, un pizzico di sale e un macinino di pepe, una punta di bicarbonato e la faccio reagire con il limone. E ora ragazzi frullo tutto. Non ho il contenitore adatto, ci vorrebbe un bicchiere alto e lungo. Stralaviamolo bene. Questo va? E ha la bocca più grossa. Abbiamo trovato! Vediamo se riesco a frullarlo qua dentro. Sai che c'è stato dentro. Ve l'abbiamo. Ok, quindi abbiamo barattolo adatto, quindi ricominciamo, piccolo rewind. Frullo fino a ottenere un composto liscissimo. Allora, questa è la consistenza, una specie di crema di quinoa. Allora, fin qua la ricetta è collaudata. Sappiamo benissimo che se la mettiamo in forno con un po' di acqua sul fondo, questo diventa un pane fighissimo, lievita, fantastico. Ma noi non abbiamo il forno, quindi adesso viene la parte divertente. Speriamo, incrociamo le dita. Quindi nulla, verso tutto nel padellino. Ok, quindi ho versato tutto l'impasto, praticissimo questo vaso, stupendo. Pulisco un po'. Metto il coperchio e incrocio le dita. Niente, adesso lo lascio andare, poi vi saprò dire quanto l'ho cotto
e vedremo se viene fuori qualcosa. Speriamo, perché ho una voglia di pane assurda. Allora, dopo 10 minuti la situazione è questa. Qui su si è un po' rappreso ed è duro. E adesso provo a girarlo. Beh, sì, non è cresciuto molto, direi proprio per nulla, ottimo, però sembra una sola di scarpa. Mi sa, ragazzi, che sarà un grande epic fail, sì. Nel frattempo mi sono anche cambiata perché sto per andare ad allenarmi. Vabbè, vedremo. Ok, lo spadello, quello che è. Vabbè, è venuto un mini pancake molto basso. Io pensavo venissero almeno due porzioni. Adesso magari lo taglio per metà. Ah, figo! Vai, so cosa fare. Intanto questo. Quindi siamo passati in modalità telefono perché nel momento in cui volevo filmarvi lo scolo dell'uovo alla Fashions, il mio treppiede ha ceduto, è scivolato per l'emozione ed è volato giù insieme alla fotocamera, schiantandosi per terra e è morta. Oggi, 22 aprile 2020, muore la mia fotocamera nel momento peggiore possibile, dopo 5 anni, ci poteva morire in un altro momento, e quindi non sono poi riuscita a filmare il resto della ricetta con la fotocamera, l'ho filmata con il telefono, quindi la qualità è tremenda, mi dispiace, ma il risultato è stato veramente, veramente ottimo. Avevo voglia di quello che gli americani chiamano stile avocado toast, cioè la fetta di pane leggermente tostata, il topping è a piacere. Solitamente si mette l'avocado, tipo guacamole, l'ovetto, eccetera. Però io, vabbè, non avevo l'avocado, quindi ho creato una specie di crema salsa densa da stendere sopra il toast, con i fagioli cannellini schiacciati con la forchetta, mischiati a passata di pomodoro. Poi ci ho messo sopra le zucchine tutte grattugiate e le zucchine grattugiate insieme alle crepe dolci sono l'emblema di questa quarantena. E poi sopra ci ho messo un uovo che sarebbe dovuto essere un uovo alla Fashions, ma il fattaccio della fotocamera è successo proprio quando dovevo mettere l'uovo sotto l'acqua gelida insomma, la fotocamera è caduta, ragazzi, mi si è rotta la guardata e sono rimasta 20 minuti a fissarla con le lacrime agli occhi e quindi è diventato un uovo quasi sodo, non del tutto, perché era un potenziale uovo alla fascia, insomma, si è stracotto, perché se non viene messo subito sotto l'acqua gelida si cuoce. E basta, questo è il mio pranzo. Avevo voglia esattamente di quello, di addentare qualcosa, e questo toast ha fatto il trick, quindi sono contentissima. Voglia soddisfatta. Ciao! Nulla, ragazzi, allora vi volevo far vedere com'è rimasta la mia fotocamera. È rimasta così, no, non so, è rimasta scioccata, non si muove. Ho provato di tutto, ma si è rotto qualcosa. Vabbè, comunque, ho acquistato la fotocamera nuova che mi dovrebbe arrivare entro settimana prossima. Quindi forse non sarò poi più così costante con i video. Forse riesco a pubblicarvi la seconda parte del Q&A che avevo filmato l'altro giorno, che è il video prima di questo. E basta, per il resto, se vi manco, cercatemi su Instagram, lì ci sono perché il telefono ancora non mi ha abbandonato. Dovete sapere che questa quarantena è stata un po' sfigata in termini di tecnologia, perché proprio ad inizio quarantena mi è volato, il mio terabyte, cioè dove tengo tutti i miei file, tutti i miei video, tutto il mio backup.
Eccolo qui. Chiamato? Chiamato hard disk esterno. Non so se avete sentito perché non sono pratica a filmare col telefono, non so se ho aperto l'audio. Comunque, questo è l'hard disk esterno che quando lo attacco al computer fa dei suoni strani. Caduto per terra anche questo. Speriamo di aver terminato la mia sfiga con la tecnologia, perché mi basta solo che mi vola il computer e poi siamo veramente a posto. Niente, quindi teniamoci aggiornati su Instagram. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video.